Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi voglio mostrarvi alcune creazioni fatte in resina epossidica. Alcune già ve le ho mostrate nel video in collaborazione con BBCraft, tipo questa gocciolona gigante come decorazione per l'albero di Natale. Poi vi ho mostrato anche questa decorazione con la scritta Buon Natale e poi vi ho mostrato anche questa, davvero molto molto carina, che ho provato a rifarla ma è uscito un epic fail. Vi mostro l'epic fail, che è quello lì che è tutto appiccicaticcio e adesso non posso neanche toccarlo perché sennò mi sporco tutte le mani, e quindi al momento ho solo questo qui che lo adoro, adoro tantissimo questo stampo di questa punta. Poi vi ho mostrato anche questa gocciolona gigante, diciamo un piccolo recap delle cosine che già vi ho mostrato, tipo anche queste goccioline qui, davvero molto carine, sempre con i flakes di BBCraft, ne ho realizzate appunto 3. E poi adesso vi mostro le cosine che ho realizzato in questi giorni, che sono queste qui che vedete appunto sul tavolo. Ve le illustro più in dettaglio. Ho rifatto questa gocciolona gigante con il celeste, sempre con i flakes di BBCraft. E alcune sono un po' imperfette perché devo un po' limare un po' i bordi. Io vado per essere, vedete qui c'è un piccolo cosino di resina che sporge, quindi vado a limarli, però non presentano bolle, quindi sono soddisfatta. Poi sempre con il celeste ho realizzato altre cosine, tipo questo cabochon davvero molto molto carino. I pigmenti, come vi dicevo prima, sono quelli di Resin Pro, questi qui, i Sahara, e ho aggiunto un pochettino di questo pigmento qui che è un color puffo. Quindi ne ho aggiunto davvero poco per avere appunto questa tonalità qui. E sono davvero molto carini. Perdonate le mie mani, ma sono tutte spellate. Poi ho realizzato questi altri cabochon sempre piccini. Vedete? Qui devo limarlo. C'è questa parte in più di resina. Poi ho realizzato quest'altro. E voglio utilizzarli tutti quanti in un'unica creazione, questi qui con il celeste. Poi sempre con il celeste ho realizzato questa goccia qui. Questi stampi sono un po' sfigatelli, questi li ho presi da Ali, e in pratica bisogna davvero fare tantissima attenzione a far calare la giusta quantità di resina all'interno qui in punta, perché l'altro, l'amichetto, perché ne ho realizzate due, vedete qui la punta, non c'è il forellino, non si è creata la parte della punta, quindi devo fare maggiore attenzione la prossima volta con questi stampi. E ho utilizzato questo arnese qui per andare appunto ad inserire la resina anche fino in fondo, però non è servita quella accortezza. Infatti avevo realizzato anche questi qui e stesso identico discorso, non erano usciti appunto i forellini, e quindi che ho fatto? Li ho limati, infatti si nota, li ho limate, adesso andrò a lucidarli ovviamente, e ho eliminato la parte sopra e li andrò ugualmente ad utilizzare una volta lucidati, quindi volendo posso realizzare la stessa cosa anche per l'altra goccia, non si butta via niente, si recupera in qualche modo, il bello della resina. Se si riesce ovviamente a recuperare, se non si riesce si prende e si butta. Poi ho realizzato queste altre goccioline, questa anche qui devo limarla con sempre il pigmento questi qui della Resin Pro, e davvero molto molto carine, ne ho realizzate 3, molto molto carine. Devo sempre limare bene i bordi e poi ovviamente li andrò a lucidare. Poi ho realizzato alcuni componenti che magari sono usciti un po' più cicciottelli, vedete? È che proprio lo stampo che è bello alto, vedete? Questo è lo stampo ed è bello alto. Prossima volta cercherò di colare fino a un certo punto per non avere appunto questo risultato troppo cicciottello per i miei gusti. Infatti anche la stellina è troppo alta, però il risultato sul davanti mi piace tantissimo, quindi male che va andrò a limarla fino a un certo punto per poi andarla a lucidare ed utilizzare. Mi piacciono davvero tanto e quindi sicuramente li andrò ad utilizzare. Poi sempre con i flakes ho utilizzato questo qui, questo ovale,
Questo è davvero molto carino, con la resina trasparente e con solo flakes. In questo caso qui non mi dispiace che sia così alto, anche perché lo pensavo per una collana lunga simile al rosario, e quindi non mi dispiace che sia così alto in questo caso. Poi ho realizzato questo è davvero molto carino, sempre flakes della BBCraft, e in questo caso qui avevo aggiunto un po' di pigmento verde all'interno della resina. E quindi è uscito questo verdino davvero molto molto chiaro e trasparente e mi piace. Devo sempre limare ovviamente i bordi. Poi ho realizzato anche questo qui, questo stesso discorso, prossima volta meno resina nello stampo e farò attenzione perché solo in questo caso qui c'è appunto la bollicina, però andrò ad utilizzarlo io, quindi non succede nulla se ha una piccola bollicina. Poi questo già ve l'ho mostrato, in pratica devo limarlo anche sul retro, invece l'amichetto devo limarlo tutto. E poi ho realizzato queste graziosissime zampine. Andrò sicuramente a realizzare un portachiavi per me, sono davvero molto carine, con il pigmento oro a specchio. Sono andata appunto a sporcare con questa spugnetta lo stampo per poi dopo colare la resina di questo rosa un po' trasparentino con i glitterini. Davvero molto molto carine. Io mi piacciono tanto, poi hanno un valore sentimentale, quindi ancora di più. Poi cos'altro ho creato? Ho creato questi altri cabochon qui sempre con il lilla. Ho creato questi due quadrati e queste due goccine per creare appunto un paio di orecchini. Poi ovviamente tutte le cosine che andrò a realizzare dopo ve le mostrerò assemblate. E poi ho realizzato diverse goccine con questo celeste, diverse forme. Infatti lo stampo è davvero molto carino, ve lo straconsiglio per chi fa la resina. Sono davvero molto carini questi stampi. Se ce l'ho qui a portata di mano ve lo mostro. Un attimino che non lo trovo, eccolo qua. Questo stampo qui è davvero molto molto carino, ve lo straconsiglio. Ha diverse tipologie di gocce con diverse forme, è carinissimo. E quindi le ho realizzate tutte quante della medesima colorazione, devo ovviamente limarle qui nei lati. Davvero molto molto carini. Per creare subito dei pendenti per poterli utilizzare con le nostre creazioni. Poi ho creato questi cabochon con il giallo e con i flakes, carinissimi anche questi. Ho creato questo ovale, questo tondo, questa goccina e anche questo rettangolo, carinissimo. E anche questa sorta di goccia particolare. Aspettate che zoomo un pochino perché il cellulare ogni tanto non mette a fuoco. Però è l'unico modo per poter registrare qui in soffitta. Davvero molto carini, questi sono davvero soddisfatta. Poi ho creato alcuni cabochon tipo questi con la resina trasparente e qualche flakes, anche di dimensioni più piccole. I cuoricini, questo è inutile che vi rialzo, li vedete tranquillamente. Qui ce n'è un altro. Poi ho creato anche quest'altro quadratino della medesima colorazione. E poi infine ho creato questi. Questi li mettiamo qua. Questi per creare un paio di orecchini che poi ve li mostrerò come li ho assemblati. Davvero molto carini con lo stampo di BBCraft. No, che ve lo mostro, è un po' tutto sporco. Però con questo qui. Con questo ho realizzato appunto la scritta Buon Natale. Invece con questi qui, con il buchetto centrale, ho realizzato questo qui. E li trovo adatti, anche se sono belli grandi, li trovo adatti per realizzare un paio di orecchini. Quindi ne ho realizzati appunto due per fare la coppia. Sempre con un po' di pigmento, quello lì viola, questo qui. Eccolo qua. E poi ho aggiunto i flakes, questi di BBCraft. E questo è il risultato. Anche in questo caso qui devo limarli qui nei bordi sul retro. Però sono soddisfatta. Mi piacciono davvero tanto questi qui. Poi sono leggeri, quindi per orecchino sono perfetti. Niente ragazzi, queste erano tutte le mie creazioni. Le
in resina. Poi, come vi dicevo prima, vi mostrerò come in un altro video come le andrò ad utilizzare, perché oltre a queste ne ho tantissimi qui che ho realizzato. Ovviamente non vi ho fatto i video, però ne ho davvero tantissime, tantissimi tipi. Vi faccio sbirciare un pochino. Vedete, ho realizzato tipo il cuore, questa goccia, ne ho realizzati davvero tanti. Anche quest'altro tondo, c'ho qualcosina che ho realizzato tipo il pernetto, però peccato che la resina ne ho aggiunta poca, quindi è venuto a questo effetto trasparentino, quindi adesso andrò a fare qualcosina, andrò a ricolpirlo, che ne so, con la resina UV, per andare a creare maggiore copertura e per non mostrare appunto il perno. Poi ho realizzato questo cuoricino. Questo è carino, mi sa che quello ve l'ho mostrato in un video precedente. Poi queste goccioline carinissime, cioè non, le sto realizzando di tutti i colori e forme. Poi ne ho talmente tanti qui. Quest'altro, poi ci sono anche questi qui, li ho messi in questa scatola. Ne ho realizzati tantissimi, vedete? Tipo questi qua con questo rosa shocking, cioè ha voglia ad assemblare qui. Ne ho realizzati tanti. C'è anche questo ve l'avevo mostrato. C'è anche questo qui, un attimino, che eccolo qua. C'è anche questa gocciolina molto natalizia. C'è questi qui piccolini piccolini che andrò sicuramente ad utilizzare prossimamente. C'è il diamantino, il diamantone perché è gigante. Vabbè, mi diverto tantissimo a realizzare queste cosine in resina. Questa goccia è davvero molto carina. E adesso devo soltanto utilizzarle, perché se no creo, creo, creo e poi alla fine vado ad accumularle e non è neanche giusto tenerle qui ferme. Niente. Rimetto tutto a posto, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!